Il mio nome è Marzia. Marzia Picek. Forse lei si ricorderà di mio nonno, l'onorevole Picek della Costituente. Oh, della Costituente, mica un parlamentare qualunque, non so se mi spiego. Il rasoio. Questo piccolo, insospettabile oggetto per fare tabula rasa. Da oggi lavoro qui. Sì, sono stata assunta in barbieria. Lei ha davanti a sé la prima donna barbiera di Montecitorio. Signorina, un taglio rapido, pulito pulito, che sto già abbastanza incazzato con tutti questi fitosi che non le dico. Signorina, cosa dice di accorciare intanto un po' le basette, eh? Poi vediamo se fare anche il resto. Pronto? Si immagini, presidente, qui, su questa poltrona, colli di parlamentari rilassati, le gole pronte alla rasatura, ignare, ben disposte, gli occhi chiusi, la testa sgombra dai pensieri e io, zac! Mano ferma e guanto di velluto, potrei ucciderli uno per uno, dal primo all'ultimo, tutti! Una strage! E c'è la coda di signorine vogliose come lei, e ognuno di noi onorevoli sa com'è. Allora bisogna superare dei provini. Lei, per esempio, si è già prenotata? No? Benissimo! Se lei non ha provini con altri miei colleghi, allora potrei inserirla nella mia lista. Se lei è veramente interessata, se è intelligente e dotata di capacità come credo, beh, allora possiamo uscire anche stasera e... No, no, impossibile. Però ci ho provato, ha visto? Ho provato a portare a termine la mia missione. Solo che, presidente, che cosa pensavo di fare? La rivoluzione? Voi l'avete fatta la rivoluzione, ma io come potevo pensare di cambiare le cose da sola?